Una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Appuntamento questa mattina nel centro Pignatelli. Gli alunni della scuola Antonietta Aldisio si sono esibiti in diverse attività riscuotendo gli applausi e i consensi dei docenti e dei propri genitori. Visibilmente soddisfatto il dirigente scolastico Adriana Quattrocchi. È un progetto di istituto che ha visto impegnati tutti i ragazzi della scuola, i meno motivati, i più motivati, i meno fortunati, i diversamente abili. È un progetto che ha avuto un ampio respiro perché ha visto l'intreccio di diversi progetti. Oggi è la performance finale, ma le finalità educative che hanno portato avanti, che sono state portate avanti, hanno fatto sì che il bambino abbia un equilibrio psicosomatico, diciamo. Si cerca di raggiungere questo equilibrio psicosomatico del bambino, di potenziarlo e di migliorarlo. E ora tutti in vacanza? Tutti in vacanza, e sicuramente tutto questo è stato possibile anche a una figura che abbiamo avuto quest'anno, che è il professore Catalano, che è un professore di educazione fisica della scuola secondaria, che con l'organico potenziato abbiamo avuto questa opportunità, questa professionalità in più. Le attività sportive in questi mesi sono state coordinate e dirette da Massimo Catalano. Tutti i componenti della scuola primaria del primo circolo didattico hanno partecipato con grande entusiasmo a questa manifestazione finale, che non è altro, diciamo, che così un modo per raccogliere i frutti di questo lavoro che è stato fatto dalle insegnanti di attività motoria, dal sottoscritto e dai bambini soprattutto in palestra. Non era una manifestazione che aveva, diciamo, un riscontro agonistico, era soltanto un modo per far vedere ai genitori, alle famiglie e comunque a noi stessi il lavoro che abbiamo fatto. Hanno svolto dei percorsi che sono, diciamo, frutto di questo loro impegno durante l'anno, e soprattutto l'augurio è che in questi bambini sia stato inculcato, diciamo, l'importanza di fare sport, l'importanza che può avere lo sport nella loro formazione, quindi il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, la collaborazione e così via.